Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Bene, è un video improvvisato. Non avevamo la minima intenzione di fare un video in questo giorno e ancor meno su questo argomento. In poche parole, questo video verterà sul tema dell'eclisse che si terrà il giorno di domani. Premessa, oggi è 20 agosto 2017, domani sarà appunto 21 agosto 2017, lunedì. Come tutti sapranno, ormai dovrebbe essere noto a tutto il mondo, nella giornata di domani ci sarà un'eclisse solare che si tratta niente meno che di un avvenimento epocale. Bene, ma prima di proseguire vogliamo attivare immediatamente la navigazione virtuale, non so come chiamarla, insomma vi portiamo a navigare con noi come facciamo praticamente sempre da un po' di tempo a questa parte. Allora, vediamo un pochino di fare così. Ok, benissimo. Allora, in questo momento vi trovate con noi. Bene, voltiamo la pagina. Ok, eccoci qua. Allora. Bene, abbiamo un attimino aperto la parola .net, siamo già su Luca 13 che forse dopo lo leggeremo e così via discorrendo. Insomma, vabbè, ma bando alle ciarle e vogliamo insomma entrare subito nel vivo della diciamo del video, dell'oggetto che tratteremo in questo video. Allora, come già detto, non avevamo la minima intenzione di fare un video e tantomeno su questo argomento. Ho ascoltato non tantissimo, devo dire la verità, ho ascoltato non tantissimo, ma qualcosa ho sentito in giro, poca roba. Ma e come sempre, no? C'è chi parla con cognizione di causa, c'è chi spara zero, c'è chi proprio naviga sulle chimere insomma dei confini della realtà e c'è chi invece appunto tratta la materia appunto che andremo a trattare con competenza e cognizione, per quel poco che ho potuto sentire, pochissimo. Non ero proprio interessato nel fare questo video perché il video che veramente è stato importantissimo è quello sulle quattro lune rosse. Questo video lo troverete nel link sotto, diciamo nella parte sottostante al video troverete appunto il link dove potrete esaminare il video sulle quattro lune rosse. È stato un video molto 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 importante perché abbiamo dimostrato alla luce della storia che ogni volta che si è concretizzato questo tetraeclisse lunare, guarda caso, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro, formando appunto il 666, sono 4, in pratica va a fare il primo eclisse, poi il secondo si forma il primo 6, poi il terzo si forma il secondo 6, poi il quarto si forma il terzo 6, formando il 666. La casualità non è solo questa, la casualità vuole che gli eclissi lunari che si sono diciamo concretizzati, se non vado errato, tra il 2014 e il 2015, si sono concretizzati sempre in delle festività ebraiche sempre le stesse, quindi la Pasqua ebraica, la Sukkot tabernacoli ebraica o capanne, di nuovo Pasqua ebraica, di nuovo Sukkot o tabernacoli o capanne. Mi raccomando, Pasqua ebraica, perché Dio tiene conto del calendario ebraico e non del calendario gentile. Quindi voglio dire, troppe coincidenze, e nel bel mezzo di queste quattro
tetra eclissi lunari, si è concretizzato proprio qui, nel bel mezzo, un'eclisse solare. Incredibile. Esattamente come dice la parola del Signore. Che ne so, se noi andiamo in Gioele 2, Gioele 2, dovrebbe essere dal verso 28. Vediamo un pochino se è così. No, il verso 31, infatti mi sbaglio sempre. Vabbè, fa niente. Verso 31, no? Qua dice: attenzione, qui c'è una chiave di lettura. Quando dice in quei giorni o in quel giorno, si riferisce sempre o quasi sempre al momento, diciamo, che il Signore sta, più che in quei giorni, quando dice in quel giorno, ok, il Signore sta parlando o del periodo della grande tribolazione, o il periodo previo l'inizio della grande tribolazione, o la fine della grande tribolazione. Normalmente è così. E va bene. Poi dice, verso 30, farò prodigi in cielo, in terra, sangue, quindi ci sarà molta violenza, molte guerre, molte uccisioni, fuoco, quindi vulcani che in pratica riprenderanno forma, le foreste che incendieranno come mai con colonne di fumo, e poi dice il sole sarà mutato in tenebre e la luna diventerà sanguigna. Qui parla di tetraeclissi, no, tetraeclissi, di eclissi, scusate, e poi dice avanti che venga il grande spaventevole giorno del Signore. Normalmente per giorno del Signore si intende il periodo della grande tribolazione. Ci sono tre giorni del Signore. Uno è quando si intende il periodo della grande tribolazione. Due è quando appunto tornerà il Signore per prendere il possesso della terra per 1000 anni. E poi ci sarà quel gran giorno dove il Signore giudicherà tutta quanta l'umanità, ma quella è veramente un'altra storia. È il momento del grande trono bianco. Ok, come vedete la Trinità la troviamo un po' dappertutto. La cosa importante è che il Signore ci dice che ci darà dei segni prima dell'inizio della grande tribolazione. Poi gli stessi segni li ritroviamo anche durante il periodo del giorno del Signore o della grande tribolazione, ma non saranno timidi o meri accenni come quelli che precedono questo giorno del Signore. Ecco, in questo momento ci troviamo ad affrontare i segni, appunto, timidi che precedono come dire, il giorno del Signore, ma che comunque sono cenni ben visibili a tutti. Quindi noi vi consigliamo di vedere assolutamente il video dei tetraeclissi lunari. In questi tetraeclissi lunari, ogni volta che si sono concretizzati, ci sono stati dei cambiamenti epocali, epocali. Uno su tutti, nel 1942 e 43, quando si è concretizzato questo tetraeclisse lunare, dovrebbe essere 42-43 o 43-44, forse più 42-43, vado a memoria. C'è stata che cosa? Ci sono stati dei cambiamenti epocali, tra cui la scoperta dell'America, la nascita del Risorgimento, o lo stesso Risorgimento risale a quell'epoca lì, la grande persecuzione sfociata nei confronti degli ebrei e di tutto ciò che fosse cristianesimo alternativo al cattolicesimo. Voglio dire, sono stati bruciati milioni di persone che volevano solo leggere una Bibbia o comprare una Bibbia. Era impossibile se venivi preso, venivi immediatamente messo a rogo e tante altre cose. Insomma, ogni volta che si sono concretizzati questi tetraeclissi lunari, ci sono stati dei cambiamenti epocali. Ma bando alle ciarle, non è questo che dobbiamo trattare in questo video. Quindi vi rimandiamo a vedere il video. Ora però in questo video tratteremo un altro tema. Tratteremo
tratteremo il tema dell'eclisse solare che si concretizzerà negli Stati Uniti nella giornata di domani. E è molto importante. Io personalmente ero cosciente dell'importanza che ha questa eclisse, ma proprio non mi passava per l'anticamera del cervello di fare un video. Adesso non sto qui a spiegarvi quello che mi passava per la mente, perché non lo facessi. Sta di fatto che non avevo la minima intenzione di spendere delle parole, perché tra i tanti perché l'ho reputato superfluo, o non perché non sia importante, che come già detto è importante, ma l'ho reputato superfluo farlo, perché ho pensato, ma tutto sommato, e mi sono fatto mille castelli in testa. Invece poi è successo che questa sera abbiamo fatto una piccola riunione e mi sono messo a parlare con alcuni fratelli e gli ho meramente accennato questo fatto e gli ho detto due o tre cose, ma ho parlato tipo tre minuti, poi ci siamo messi subito a pregare. E mentre parlavo mi sono detto, ma Alessio, ma fai un video, dai. Fai un video. E ho detto, vabbè, sai che c'è. È tardi, ora sono quasi le 10, ho fatto un po' tutto quello che dovevo fare. Ho detto, facciamo sto video. Mo, io non so neanche esattamente quello che devo dire, come lo devo dire, no? Perché è proprio improvvisato. Davanti c'ho solamente la Bibbia e vabbè, è la Bibbia che vedete voi. Quindi non so neanche se sia da parte di Dio fare questo video, non lo so, dice, ma anche se non lo fosse, comunque si parla delle cose di Dio, quindi peccato non è. Chissà se questo video farà bene a qualcuno o no. Comunque vogliamo gettare un po' di luce su questo eclisse solare che si terrà nella zona di tutti gli Stati Uniti di America. Tutti gli Stati Uniti di America coprirà. Vogliamo gettare un po' di luce in modo biblico e presenterò una sola, diciamo, un solo punto di vista che, tra virgolette, potrebbe essere extrabiblico, ma comunque è una mera è un mero pensiero mio che può essere accettato, ovvero il contrario. Poi appunto chi vede il video giudicherà se accettarlo o non accettarlo, ma comunque, giusto o sbagliato che sia, non si va a intaccare il fondamento biblico, quindi non c'è problema. Quando non andiamo a intaccare il fondamento biblico possiamo dire formulare tutte le opinioni personali che desideriamo, non c'è problema. Il Signore continua ad essere con noi perché non abbiamo toccato il fondamento. Non è che abbiamo detto che Gesù non è Dio, che non c'è Trinità, che non c'è rapimento della Chiesa, insomma non stiamo intaccando il fondamento biblico, anche se, essendo sì da una parte una veduta un po' personale, ma comunque la facciamo alla luce di quello anche che riscontriamo nella parola di Dio. Quindi poi insomma ciascuno giudicherà e la prenderà come vuole, non sei obbligato a fare nulla. Quello che sì è certo è che il generale del discorso sarà tutto prettamente biblico. E quindi cominciamo un po' con la biblicità della situazione. Il Signore ha sempre mosso gli astri come Lui ha voluto, sempre. Intanto abbiamo la nascita del Signore e Salvatore e Dio Gesù il Cristo. Essa è stata preceduta da una stella. Questa stella è stata vista da chi doveva essere vista, dai cosiddetti re magi, che non sappiamo quanti erano, ma che il mondo cattolico li vuole ridurre a 3, la tradizione a 40. Noi semplicemente, come dire, non ci impicciamo, perché la Bibbia non ci dice niente e quindi noi stiamo zitti. Quanti erano lo sa solo Dio, siccome parla al plurale minimo 2, e quindi partiamo già, ci abbiamo un accenno, ma che ci importa quanti erano?
Dice: no, ma erano tre, no, i doni erano tre. Mo, siccome erano tre doni, erano tre maghi. Vabbè, come al solito, si va ad aggiungere alla parola di Dio cose che questa non dice, ed è un gravissimo peccato. Ma al di là di questo, ora, di fatto il Signore ha preannunciato cose attraverso gli astri. Questo non significa che si può promuovere l'astrologia, perché l'astrologia è altamente satanica. Cioè, usare gli astri per dire il futuro di una persona, eccetera, 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 è il carattere di una persona, quello che farà questa persona, togliendogli così poi il libero arbitrio, ma questo è altamente satanico. Questo non ha nulla però che Dio lancia dei messaggi attraverso gli astri. E infatti uno dei tanti messaggi che Dio lancia attraverso gli astri, appunto luna, sole, pianeti, stelle, eccetera, 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 ce l'abbiamo proprio qua. Quando lui dice: il sole sarà mutato in tenebre, questo è un'eclisse, la luna diventerà sangue, questo è un'altra eclisse, prima che venga il grande spaventevole giorno del Signore. Quindi gli eclissi annunceranno l'imminente concretizzazione del giorno del Signore. E sì, cari amici, e qui non si tratta di astrologia, qui si tratta di parola di Dio, perché ricordate una cosa, che Dio comunica solamente, unicamente e tassativamente che attraverso la parola di Dio. Non comunica né con sogni, né con visioni, né con astri, né con stelle, né con questo e né con quest'altro, ma attraverso la parola di Dio. Questo non annulla tutto il resto, perché Dio è scritto che, vediamo, ecco, è scritto proprio qua, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Questo non significa che queste cose esistono, ma quando ti fai un sogno o hai una visione, è sempre la parola di Dio che Dio usa per comunicare. Perché come fai a sapere se il sogno che hai fatto o la visione che hai avuto è da Dio? O magari ti sei mangiato mezzo chilo di carbonara e ti sei sognato la Befana che te vuol menà, detta proprio alla romana. Ecco, attraverso la parola di Dio il Signore ti comunica. Però soprattutto questi segni, per quanto riguarda il cielo, eccetera, 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 vogliono essere anche per quelli che, forse potremmo dire, anche per quelli che non leggono mai la parola di Dio. Ciascuno la pensi un po' come vuole, sì e no, perché tutto sommato, se questi non ascoltano la Bibbia, non ascolteranno manco le stelle che cadranno dal cielo. E questo ce lo dice Apocalisse. A un certo punto, con tutti, noi leggiamo in Apocalisse che con tutti i guai che succederanno, a un certo punto la gente continuerà a indurire il proprio cuore e a bestemmiare Dio. Quindi, voglio dire, vabbè, poi ciascuno prenderà la propria posizione. Per chi sono questi segni? Soprattutto per il popolo di Dio, per Israele, per il mondo? Vabbè, ciascuno la pensi un po' come vuole, non ha importanza. Di fatto, il Signore comunica o trasmette o preannuncia degli eventi, ecco, forse il termine corretto è questo, preannuncia degli eventi avvalendosi anche degli astri. Perché? Domanda del milione. Perché? Perché? Te lo dice Genesi 1:1, Bereshit bara Elohim, nel principio creò Elohim, nel principio creò Iddio. Siccome Iddio è l'artefice della creazione, è il creatore, lui lo dimostra utilizzando anche la creazione a suo piacimento. Eh sì, cari miei, cari amici miei, che ne dicano gli ufologini, i gnosticini, gli stuzzichini, che ne dica questo mondo satanico, questo mondo massonico, Dio ha creato il cielo e la terra. E Dio dice: io non permetto che nessuno si prenda gioco di me. E Dio manderà giudizi, perché gli uomini si sono ribellati a Dio, alla sua parola. Gli uomini vogliono uccidere,
fare guerre, creare bombe atomiche per distruggere il mondo, schiavizzare. Siamo pieni di schiavi, pieni zeppi fino qua di schiavi. Basta uscire fuori nella strada per vedere quanti schiavi del sesso ci sono qui a Roma. Dove stai tu? A Milano? A Torino? Dove stai? A Bari? Dove stai? In Catania? Dove stai? In che città stai d'Italia? Siamo pieni di schiavi. Per non parlare degli schiavi, dell'ortofrutta, ma questa è un'altra storia. Faremo un video a tal proposito per rispondere agli gnosticini che non mangiano carne perché si preoccupano degli animali, il che va benissimo preoccuparsi degli animali, ma vediamo un po' se è vero che quello che gli sta a cuore sono gli animali o la religione. Risponderemo ad ogni cosa al suo tempo, abbiate pazienza. Quindi, cari amici, siamo pieni di schiavi. Quello che sta succedendo in questo mondo, il cambio climatico è stato fatto dall'uomo, ma a dirlo sono fior di scienziati. Non è che noi stiamo dicendo qualcosa di nuovo, anche perché noi non siamo scienziati. E quindi Dio manderà dei giudizi terribili, terribili, terribili. Quello che sta per accadere sul pianeta Terra, noi compresi noi credenti, che conosciamo la parola di Dio, non ce lo possiamo neppur immaginare. Vi anticipiamo solamente questo, che dei 7 miliardi che ci sono sulla faccia della Terra, ascoltami bene, dei 7 miliardi che ci sono sulla faccia della Terra, non sappiamo se alla fine della grande tribolazione, sì e no, ci arriveranno 400 milioni. Sì e no, non lo sappiamo, forse sarà ancora di meno. Forse si tratta di qualche milionata che arriverà alla fine della grande tribolazione. E per chi non credesse a tutte queste cose che stiamo dicendo, è la stessa scienza che lo dice e la stessa storia ce lo insegna. La storia si ripete. C'è solamente un modo per poter scampare a tutte le cose che sopraggiungeranno sulla faccia della terra. Andarsene con Cristo. Perché? E vi voglio ricordare a quelli che sono fratelli in Cristo, che vi hanno ingannato, perché vi stanno facendo dire: noi aspettiamo la venuta di Cristo. Falso. Bugia del diavolo. Falso. Noi non aspettiamo la venuta di Cristo, noi aspettiamo il rapimento della Chiesa, che è un'altra cosa, non c'entra niente. Potete vedere il video. Qualcuno dirà: beh, ma si intende. No, con questa storia che si intende, vi hanno inculcato un'altra menzogna, che la Chiesa passerà la grande tribolazione. Questo è falso, questo è antibiblico, e quelli che vogliono avere la testa dura e continuare a dire noi passeremo la grande tribolazione, noi non vi rispondiamo, vi diciamo buona grande tribolazione, nessun problema. Abbiamo fatto fior di video, anche questo video ve lo metteremo sotto al video, potete linkarlo e potete guardarlo. Investite tempo nella parola di Dio e giudicate se quello che diciamo è biblico o non è biblico. Se ritenete che non sia biblico, lasciate stare e guardate altro, ci mancherebbe. Addirittura si sono messi a tirare fuori ora, come fanno i cattolici, con tutto rispetto per i cattolici, siamo in dottrina. Il cattolico vuole dimostrare la sua appartenenza alla verità con la storicità. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ora questi evangelici vogliono dimostrare che il rapimento della Chiesa avverrà alla fine della grande tribolazione, non con la Bibbia ma con la storia, dicendo: vedete, nella storia non si è mai predicato questo. Pensate come sono scesi in basso. Da quando in quando un cristiano vuole dimostrare la dottrina biblica con la storia? Da quando? Questo lo fanno i cattolici, ma adesso anche gli evangelici?
Wow, ma ci sarà lo zampillo di qualcuno. Comunque abbiamo fatto uno scritto che si trova nel nostro sito www.casaceleste.org, dove dimostriamo che la dottrina del rapimento della Chiesa pretribolazionista esisteva già nel 150 d.C. e veniva tranquillamente predicato. Potete vedere lo scritto ed esaminarlo. Ora dimostrate voi il contrario. Dimostrate che nel 150 d.C. c'era qualcuno che predicava il contrario, cioè che diceva che non si passa, che si passerà la grande tribolazione e si verrà rapiti alla fine. Dimostrate che ci sia qualcuno che non sia cattolico, ovviamente. Per dire, queste cose che stiamo dicendo noi le abbiamo dette in una infinità di video. Non vuole essere ora l'oggetto di questo video, io sto parlando un po' così, non c'è niente di pronto. Non mi venite a scrivere 2000 versi biblici sotto, tanto ormai più passa il tempo, quelli che ci seguono ormai mi conoscono, più passa il tempo e meno parlo, meno rispondo. Non mi interessa niente, vuoi passare la grande tribolazione qui? Che Dio ti benedica. Un bacio grande. Passala bene e salutami 144.000 e un bacio a due testimoni. Fatti tuoi. Pensi che siamo illusi? Fatti i nostri, fatti gli affari tuoi. Allora, molto semplice, ma veniamo a noi, cari fratelli, cari amici, che forse siete sintonizzati per la prima volta in questo canale. Questo è un canale che tratta la parola di Dio, la Bibbia, a 360 gradi. Facciamo video di apologetica, facciamo video di escatologia, facciamo video di esegesi biblica, offriamo delle piccole predicazioni, studiamo la parola di Dio alla luce del linguaggio originale, e insomma offriamo un piccolo apporto a tutti coloro che desiderano conoscere un pochino più in modo profondo quello che è il discorso biblico, che magari non hanno mai avuto modo di approfondire determinate tematiche, e noi insomma siamo qui per offrirle nel nostro piccolo, nel nostro piccolo. Bene, ma veniamo adesso agli Stati Uniti di America. Negli Stati Uniti di America ci sarà un'eclisse solare totale, è un avvenimento epocale, che l'ultima volta che si concretizzò una cosa del genere negli Stati Uniti, stiamo parlando di esattamente 99 anni fa. Il dato che stiamo riportando, quello del precedente eclisse, ovvero risaliente a 99 anni fa, è un dato che abbiamo preso direttamente dai mass media degli Stati Uniti, e dove sono stati intervistati degli astronomi, con la N di Napoli, non astrologi, astronomi, e hanno appunto parlato di questo eclisse da un punto di vista scientifico, e hanno dato appunto la data dell'ultimo eclisse di questo genere. E quindi, insomma, il dato è, come dire, è reale, è oggettivo, è storico, è obiettivo. Non ci stiamo inventando niente. Siccome noi abbiamo sentito che l'ultimo eclisse si è concretizzato 99 anni fa, è stato questo quello che ha scaturito in noi la scintilla per analizzare la situazione alla luce della data precedente, valutare un po' tutta la situazione e dire ai ai ai, oltre a tutto quello che già sappiamo sugli eclissi, c'è anche questo dato qua. Voi sapete che Dio è matematica pura. L'universo è matematica pura. Tutto quello che c'è in natura è pura matematica. Ci sono fior di documentari che parlano di questo. E quindi c'è un disegno dietro straintelligente. Quindi il fatto che da un eclisse all'altro in una nazione come gli Stati Uniti siano passati 99 anni,
non è un caso. Dio non è che dice, ops, ma guarda un po', è capitato 99 anni fa, ops, oh Signore mio, che casualità. No, Dio non fa questo. Noi forse facciamo le cose a caso, assolutamente sì. Gli esseri umani possono fare molte cose a caso, ma Dio no. Dio è cronometrato, Dio è l'essenza della matematica, Dio è la pura matematica. Wow! Dio ha una precisione, infatti gli anni dell'uomo sulla faccia della terra sono 7.000, saranno 7.000, ora siamo circa all'anno 6.000, poi ci sarà il millennio, 7.000, 7 si chiude, basta, fine, si entra nell'eternità di Dio, ma questa è un'altra storia. Ora, è importante questa eclisse sugli Stati Uniti per molte ragioni. Gli Stati Uniti sono stati uno strumento nelle mani di Dio molto, molto importante. Gli Stati Uniti di America hanno permesso intanto ai cristiani che venivano perseguitati nel risorgimento o a cavallo tra il 400 e il 500, nel 1492, il 12 di ottobre, Cristoforo Colombo con la Niña, la Pinta e la Santa Maria, queste cose le ho studiate da bambino, siccome sono stato pure all'estero, quindi tutta la storia dell'America, gli Inca, i Maya, gli Azteca, e c'ho tutta a memoria, no? Dice, anche se sono passati 30 anni, no, più di 30, ancora mi ricordo insomma un sacco di cose. La maggior parte non, tante cose no, però tante me le ricordo, no? Le visitai pure queste tre caravelle, ovviamente la riproduzione, non è che esistono. Ecco, quando le visitai rimasi sconvolto perché erano piccole, 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 ho detto mamma mia come erano piccole, piccolissime. E scoprì le Americhe e diede questo, aprì le porte a molti cristiani per poter fuggire da questo massacro che veniva perpetuato appunto nei confronti un po' di tutti, perché in quell'epoca nasce pure il protestantesimo, quindi ecco qui cambiamenti epocali ci sono stati in questo tetraeclisse che si concretizzò proprio in quel tempo, e nasce il protestantesimo, non nasce la Chiesa evangelica, questa già esisteva 500 anni prima, quindi è una bufala quando ci chiamano protestanti, ma adesso è un'altra storia, già esistevamo nell'anno 1000 e prima ancora dove stavamo? In mezzo ai roghi, come uno s'alzava, John Hoss, uno s'alzava e diceva ecco, c'ho la Bibbia tradotta da me o io la penso così, veniva subito messo a rogo. Ecco dove stava prima la Chiesa evangelica, in mezzo ai roghi. Semplice. Si sta facendo storia, non rimanete male. E quindi, insomma, sono cominciati a scappare protestanti, evangelici e non solo. Una marea di massoni hanno cominciato a sbarcare nelle Americhe, ma soprattutto adesso fossilizziamoci in quello che ci interessa, gli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti di America hanno, diciamo, la sua indipendenza, che è durata insomma un bel po', mo esattamente quanto è durata, quanto ci è voluto per creare l'indipendenza non mi ricordo, ma parecchie decine d'anni, se non vado errato, non sono un esperto nella storia degli Stati Uniti, quindi se dico bufale abbiate pietà di me. Mi sembra che ci è voluto insomma un bel po' di tempo, guerre, insomma controguerre eccetera eccetera, poi ci ha messo lo zampillo anche l'Europa, gli inglesi, insomma le colonie, insomma scannoni a destra, cannoni a sinistra, poi la massoneria o Babilonia la Grande, forse è meglio dire, ha organizzato questa avversità tra il nord e il sud con la storia degli schiavi, insomma c'è tutta la storia, questo ha fatto sì che alla fine
si giungesse al giorno dell'indipendenza. Ebbene, sono le cose che caratterizzano, no, questa società, ormai da sempre è stato così. E quindi, insomma, nasce la Costituzione nordamericana degli Stati Uniti di America e, nonostante, cioè, i massoni hanno avuto un ruolo importantissimo, ma comunque in qualche maniera il cristianesimo si riesce ad affermare e quindi si fa la Costituzione americana e si fonda la Costituzione americana sulla parola di Dio, sui 10 comandamenti, sull'Evangelo di Gesù Cristo e così via. Da quel momento in poi nasceranno centinaia e poi migliaia di chiese e gli Stati Uniti saranno, come dire, un punto di riferimento in tutto il mondo per questo. Nasceranno anche fior di università teologiche, tra cui alcune delle università teologiche migliori al mondo si trovano anche negli Stati Uniti, non solo, ma anche negli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti di America diventano talmente importanti che quando ci fu il boom, diciamo, del pentecostalismo, che anche se il pentecostalismo è un movimento, diciamo, recentissimo, perché nasce nel 1900, comunque il movimento è recente, ma la parola che porta il pentecostalismo non è recente, ha 2000 anni, non è questo. Non è, diciamo, il movimento che rende fedele o infedele un messaggio, è il messaggio stesso, ok? Di questo già ne abbiamo parlato altrove. Quando nasce il pentecostalismo, nasce esattamente negli Stati Uniti di America, in tre punti diversi. Da quel momento si concretizza alla perfezione nel giro di poche decine di anni, in 30-40 anni si concretizza quello che dice Matteo 24, che prima che venga il giorno del Signore, appunto che abbiamo letto anche qua, in Gioele capitolo 2, è questo Evangelo deve essere propagato, predicato, annunciato a tutte le genti. Ecco, da quel momento in pratica inizia, diciamo, a concretizzarsi questo e questa profezia. E l'Evangelo in poche decine di anni entra in tutte le nazioni del mondo, tutte le nazioni del mondo. Non c'è una sola nazione, esattamente come disse Cristo in Matteo 24, non c'è una sola nazione che questo Evangelo non sia stato annunciato, comunque non sia entrato. Infatti qualcuno dice sì, ma non a tutte le genti, però c'è sempre qualcuno che non l'ha sentito. Ma infatti, ma non sta scritto da nessuna parte che sarà la Chiesa a finire questo mandato. Noi sappiamo che durante il giorno del Signore o la grande tribolazione, Dio restaurerà il suo popolo Israele e attraverso i 144.000 e due testimoni loro finiranno appunto di annunciarlo a tutte le genti. La parola di Dio è meravigliosamente meravigliosa. In questo momento nel mondo e in Israele c'è un grande risveglio degli ebrei, molti ebrei si stanno convertendo al Cristo vivente. Gloria a Dio. Quindi torniamo adesso però agli Stati Uniti di America, che è molto importante quello che diremo in questa sera. Se avete un po' di pazienza seguiteci, stiamo un po' navigando così a vista, mo vediamo un po' man mano che parlo quello che mi viene davanti, che Dio mi guidi, insomma, Signore, ho pregato prima di iniziare. E quindi gli Stati Uniti di America sono stati sempre un riferimento un po' per tutto il mondo occidentale, tant'è che loro esporteranno tutto, no? Tipo gli Stati Uniti di America creano Levi's, a un certo punto tutto il mondo c'ha i Levi's, gli Stati Uniti di America parlano inglese, tutto il mondo deve parlare inglese, la lingua ufficiale del mondo è l'inglese, gli Stati Uniti di America c'hanno il dollaro, tutto il commercio deve muoversi attraverso il dollaro. E gli Stati Uniti di America diventano la prima potenza mondiale, superando addirittura la potenza russa e nella guerra fredda, si chiama fredda perché non si sono mai sparati, grazie a Dio, non era il tempo, nella guerra fredda c'è stata quella, diciamo, diatriba tra russi
e americani, e quello è stato poi il declino della Russia. La scaramuccia che ci fu a Cuba con la storia dei missili, diciamo, fu una delle ultime mosse dei russi, e poi la Russia cade in declino. Ma ahimè, apro parentesi, siccome è stato profetizzato che la Russia sarebbe dovuta risorgere, questo è un Gog e Magog, questa profezia la troviamo in Ezechiele 38, anche 39, ma soprattutto fate riferimento al 38. Un attimo. Sì, soprattutto fate riferimento al 38. Gog e Magog parla della Russia. Qualcuno dirà: non parla della Russia. Beh, se non parlasse della Russia, ovvero se parlasse della Russia, dovremmo vedere alla fine dei tempi una Russia riemergere come potenza mondiale, ed è esattamente quello che stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Quindi Gog e Magog parla perfettamente della Russia, e se tu guardi Mosca, perché poi dice Gog e Magog, principe di Mesek, principe di Tubal, eccetera eccetera eccetera, lì menziona, non lo sto troppo a spiegare bene, menziona Mosca, e se tu guardi, la profezia dice al profeta Ezechiele: guarda al settentrione, al nord. Se tu guardi, Gerusalemme sta qua. Se tu guardi la mappa, Mosca sta esattamente qua. C'è un filo di rasoio tra Mosca e Gerusalemme. Mo' non ve lo faccio vedere attraverso internet, perché non so neanche se riesco a trovarlo, perché è tutto improvvisato, ma magari perdo tempo e poi non fa parte adesso dell'oggetto. Quindi, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudiamo parentesi, torniamo di nuovo agli Stati Uniti di America. Quindi gli Stati Uniti di America diventano una potenza. Gli Stati Uniti di America vengono grandemente benedetti da Dio in tutto e per tutto. E hanno tutto, hanno il dollaro, hanno la ricchezza, hanno alimenti, hanno delle terre bellissime. Se voi guardate gli Stati Uniti di America, le terre sono molto belle, quelle montagne, quei fiumi, quelle vaste campagne, per carità, non gli si può dire niente in quanto a bellezza. Il mare che hanno è molto bello. Ovviamente noi siamo europei, siamo abituati alla nostra terra, e anche, almeno io, la preferiamo, no? Anche perché quello che abbiamo noi pure non è che l'Italia, le Alpi, il mare italiano, la Corsica, la Sicilia, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Puglia ha delle spiagge molto belle, ma anche la Grecia, insomma, non è che in Europa sia meno bello. Ma adesso parliamo degli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti di America sono stati grandemente benedetti da Dio, e loro, diciamo, hanno cominciato bene. A un certo punto però, come ho detto prima, durante, diciamo l'espatrio degli europei nei loro verso gli Stati Uniti di America, e ci sono andati molti massoni. A un certo punto questi massoni hanno cominciato a prendere piede immediatamente, tant'è che quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, quasi tutti, sono stati massoni. E a tal punto, queste sono cose scritte in tutti i libri di storia, che lo dice pure la massoneria, loro stessi lo dicono, non è che ci stiamo inventando niente, eh? Cioè, questa è storia, chi dice che non è vero è un povero asino, punto, così di semplice, un povero asino che non conosce nulla e vuole fare finta di conoscere. Tant'è vero che metteranno i loro segni ovunque, uno su tutti, sul dollaro. Tutte queste cose si è sempre parlato, e tutti lo dicono apertamente, anche gli stessi governatori degli Stati Uniti di America. Quindi noi sappiamo che la comunità massonica,
sparsa in tutto il mondo, è una comunità al 100% anticristiana. Il massone odia Cristo, odia la Bibbia, odia il cristianesimo, farà del tutto per distruggerlo, anche se lo nega. Anche se ti dicono, no, ma i massoni giurano sulla Bibbia. Sì, pure Totò Riina conosceva la Bibbia a memoria se mandava i pizzini con la Bibbia. Ma che stai a dire? Ma va la racconta a qualcun altro sta barzelletta. I massoni, la massoneria, proprio per DNA, odia il cristianesimo. Lo odia. La massoneria è stata conquistata poi da Babilonia la Grande, sono stati infiltrati e alla fine tutti i più grandi massoni al mondo, cominciando dalle 13 famiglie che governerebbero il mondo, ed è vero, in parte, sono famiglie di stampo massonico e satanisti. Si dice i Rothschild o i Rothschild, i Rockefeller, ma non solo, troppi ce ne sono. Non so se... ma che sto a fa? C'era un coso, c'era... Vabbè, mo non ve lo voglio far vedere. La lista delle 13 famiglie, vabbè, non fa niente. Addirittura i Kennedy ci sono tra queste famiglie. E ognuna ha la sua fetta, diciamo, di torta per poter agire. Chi controlla la televisione, chi controlla le forze dell'ordine, chi controlla i tribunali, chi controlla le banche, tipo i Rothschild. Insomma, eccetera, eccetera, ognuno ha il pezzamento di terra da dover controllare e portare avanti. Quindi, man mano che passano gli anni, la massoneria prende sempre più potere, fino al punto di arrivare ai nostri giorni. In tutti questi anni negli Stati Uniti sono successe delle cose. Che man mano la spiritualità, il cristianesimo degli Stati Uniti è andato in decadenza, sempre di più, fino ad arrivare a un punto, come disse il Signore nei confronti di Sodoma e Gomorra, che la malvagità era giunta fino al cielo, a tal punto che il Signore scese di persona per vedere se effettivamente le cose stavano così, e di persona entrò dentro Sodoma e Gomorra per vedere di persona quello che stava succedendo lì. Quindi non è un qualcosa che gli hanno raccontato al Signore, ma è un qualcosa che lui ha visto con i suoi occhi, è proprio sceso per vedere. E come gli hanno risposto? Appunto con la violenza sessuale, con cercando di violentare qualcuno appunto alla forza, e non solo, uomini con uomini. Esattamente. Questo è successo con Sodoma e Gomorra, e Dio ha mandato fuoco e zolfo dal cielo. Dice il Signore, con me non si gioca. Io avverto, convertitevi, poi la gente non si converte e succedono i guai. Perché? Il Signore ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo affinché chiunque creda nel suo figliuolo non perisca, ma abbia la vita eterna. Ma le persone non si vogliono convertire. Le persone in questo momento, quando noi nasciamo, ci troviamo sotto peccato e sotto morte. Ora, finché siamo bambini e si muore da bambini, si va in cielo, ma quando si cresce, se non vai a Cristo, rimani morto. Per questo Gesù è morto, per darti la possibilità di uscire fuori da quella morte. Questo è il contesto biblico, ma la gente non lo vuole accettare. Allora, gli Stati Uniti di America, che erano al passato, erano una nazione, nonostante questi grandi massoni, ma comunque la gente comune è sempre stata in linea di massima, gente che leggeva la Bibbia, gente che pregava, bambini che crescevano alla scuola domenicale, una su tutti, Whitney Houston, andava alla scuola domenicale, se non vado errato, ecco lì che fine che ha fatto. Drogata, piena di eroina, cantando canzoni al mondo e tante altre, che hanno dato le spalle all'Evangelo e a Cristo. Allora, gli Stati Uniti di America in questi giorni hanno dato le spalle a Cristo. Hanno cominciato
ad fare leggi che dicono che non queste leggi dicono proibiscono, forse è meglio dire, proibiscono avere una Bibbia dentro la scuola, fare una preghiera dentro la scuola, parlare di Dio biblico. Però sì, si può parlare del Dio del Corano, del Dio del batte la pesca, del Dio de chi te pare, ma non del Dio biblico. Hanno cominciato ad alzare innalzare statue a Satana. Hanno legalizzato, non so se hanno legalizzato anche gli aborti, non lo so questo, forse sì, però non lo so. Hanno legalizzato i matrimoni, uomini con uomini, donne con donne, hanno fatto anche questo. Poi quando parliamo di queste cose ci dicono che siamo omofobi. Poi loro fanno le loro crociate e vedete come quello che fanno, tipo prendono i crocifissi e se li mettono anche in posti che poco... Poi noi siamo gli omofobi perché diciamo queste cose. Vabbè. E cioè, ma tu sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe. Noi ti rispettiamo, ti benediciamo e ti amiamo, però ti diciamo che guarda che c'è un inferno, c'è un paradiso. Bada a quello che fai. Bada a quello che fai. E quindi tanto censurate pure sto video, censurate pure sto canale, tanto alla fine a questo andiamo incontro. Non vi aspettate nulla di buono per il futuro. E vabbè, e sarà quel che sarà. Ma la verità va detta, con amore, come te pare, ma va detta. E quindi gli Stati Uniti di America si sono al 100% schierati contro Dio, contro colui che lo in qualche modo lo aveva innalzato, e hanno cominciato a fare cose che non si dovevano fare, tra cui una politica internazionale sporchissima. La CIA, si sa. Si parla diciamo di quello che ha fatto, che ne so, il capitalismo, siamo noi capitalisti, il comunismo, il socialismo, eccetera eccetera eccetera. Ma gli Stati Uniti di America hanno fatto la stessa cosa. La differenza è che mentre il socialismo e il comunismo ha massacrato la propria gente, gli Stati Uniti di America in questo sono stati furbi. La propria gente, anche se non è che vengono trattati bene, non vi pensate che vengono trattati bene, ma soprattutto ha ucciso e massacrato gli altri stati. Basta studiarsi la storia della CIA, di quanti paesi ha conquistato e massacrato. Questa è una politica demoniaca, satanica, eccetera eccetera eccetera. E Dio tutto questo lo ha visto. E allora distinguiamo gli abitanti degli Stati Uniti, la popolazione degli Stati Uniti, con la politica. Sono cose diverse. In questo momento stiamo parlando della politica, ma anche la popolazione stessa, gran parte della popolazione si è schierata contro Dio e fanno delle cose assurde, un po' come tutto il mondo, ma adesso stiamo parlando degli Stati Uniti. Tipo il razzismo, non so se seguite le notizie in questi giorni, cioè è pazzesco. Io odio il razzismo, scusate, io odio il razzismo, proprio lo odio, è una cosa che io detesto. Prima di essere cristiano lo odiavo, figuriamoci quando sono diventato cristiano, proprio divento arancione quando sento il razzismo. Il razzismo, in Italia non c'è questo tipo di razzismo per il colore della pelle, che è una grande, scusate il termine, una grande cacchiata, ma razzismo ce n'è tanto anche qui in Italia, è diverso, ma fa schifo lo stesso. Il razzismo che c'è qua, per via, è più un razzismo per via dei money, ok? Tu puoi essere bianco, rosso, verde, arancione,
basta che c'hai money, se non ce li hai non vali niente. Questo è razzismo, non è bello. Ma parliamo degli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti di America, in poche parole, hanno voltato le spalle a Dio. L'MK Ultra, che è un tipo di MK, ci sono tanti tipi di MK, nascono negli Stati Uniti. Wow, il microchip hanno cominciato a metterlo non negli Stati Uniti, perché i primi a metterlo sono stati i cardinali che hanno fatto il conclave, sono stati tutti microchippati, ne è uscita una notizia che io avevo visto in un telegiornale, non l'ho scaricato, non l'ho mai più ritrovato. Quindi il primo a farlo è stato, diciamo, il Vaticano. Credo che gliel'abbiano messo sotto pelle, ma non sono sicuro. Comunque so che quelli del Vaticano ce l'hanno nel tesserino. Vabbè, ma lì nel tesserino un po' tutti ce l'abbiamo. Chiunque ha una patente nuova, la patente adesso nuovo tipo, io ho scaricato anche la legge, è microchippata, per chi non lo sapesse. I nostri dati della tessera sanitaria, chi ce li ha? L'esercito degli Stati Uniti, pazzesco. Quindi comunque gli Stati Uniti sono tra i primi o i secondi che stanno cominciando a microchippare le persone con la scusa della sanità. Ancora è, come dire, la cosa è volontaria, però noi sappiamo che si inizia così. Abbiamo fatto un video sul microchip ed è pericolosissimo, ok? Poi microchippare le persone, si può microchippare un animale, perché li conti come fosse, appunto, cioè 200 pecore, 300 asini, 400 cavalli e così via, ma le persone è molto triste. Quindi gli Stati Uniti di America si stanno prestando a a perseguire un cammino, insomma, che è veramente lontano da Dio. Mo basta così con la descrizione, perché se no siamo qui ore a parlare. Insomma, si è capito che gli Stati Uniti di America non si stanno comportando bene, soprattutto nei confronti della parola di Dio, ma anche nei confronti dell'umanità. Dio ha detto basta. Dio ha detto basta. Arriverà il giudizio per gli Stati Uniti di America, così come è arrivato il giudizio per i Romani, prima ancora per i Greci, prima i grandi imperi, prima ancora per i Medo-Persi, prima ancora per i Babilonesi, prima ancora per gli Assiri e prima ancora per gli Egizi. E così via. Ma non è che arriverà il giudizio per gli Stati Uniti e poi tutto il mondo sarà in pace. No, no. Altro che, si deve innalzare l'ultimo grande impero, il settimo impero, la Roma. La Roma si deve rialzare attraverso l'Europa. E questo ci fa capire che un grande impero, come quello che governerà l'Anticristo, non si può alzare così, d'amblè, se c'è un altro grande impero che gli rompe le scatole. Questo già è un monito, è un pensiero che io ho sempre avuto, che può essere vero, può essere sbagliato, ecco qui vado sul condizionale. Secondo quello che io vedo, alla luce della parola di Dio, è qui il cavillo che mi dice che gli Stati Uniti devono per forza di cose cadere. Se poi ci aggiungiamo tutto quello che abbiamo detto e il giudizio di Dio arriva sempre, secondo me, ripeto, non sto dicendo così dice il Signore sta parlando alla tua vita, e tutte ste burinate, ste messe in scene da quattro soldi che fanno alcuni. No, ci mancherebbe altro. È un ragionamento personale che, secondo me, gli Stati Uniti di America sono destinati a cadere. Sarà vero? Sarà falso?
solo chi vivrà lo vedrà. Quindi io dico, penso che gli Stati Uniti di America devono cadere. Come? Solo Dio lo sa. Ma quello che succederà sulla Terra succederà un po' in tutta la Terra. E gli Stati Uniti saranno colpiti? Certo, se saranno colpiti. Sì, come? Possono essere colpiti in mille maniere. Attraverso un terremoto. Guarda caso la faglia di Sant'Andreas sta proprio lì, che è California, mi pare che è. Può essere un grande terremoto, può essere un asteroide, può essere un conflitto bellico, può essere una bomba che gli manda quel pazzo che sta a Nord Europa o chi per lui, può essere un crack finanziario, può essere un'epidemia, non lo so, non ha importanza come. Il fatto è se. A mio modo di vedere, gli Stati Uniti di America cadranno. Ora, veniamo a noi. Allora, ci sarà un'eclisse, come si chiama? Eclisse solare, totale. Ma prima di dire quello che vorrei dirvi, vi vorrei far vedere una cosa. Vi voglio portare un attimino, 1, 2, 3, eccolo qua. C'ho un piccolo foglio di Excel. Allora, metto un 9 qua e metto un 9 qua. Allora, cos'è questo 9,9? Questo 9,9 significa 99. 99 sono gli anni. Anni che sono passati dall'ultimo eclisse di questo genere, che ripeto è un eclisse epocale. Perché è un eclisse epocale? Perché metterà al buio tutti 50 gli stati che si trovano all'interno appunto degli Stati Uniti di America. E non so se la sua parte diciamo più forte durerà 2 minuti e 40 e rotti secondi. Ora, io non da questo momento in poi viaggiamo col condizionale, quindi non sto dicendo cosa dice il Signore, la tua fine arriva, non sto dicendo una roba del genere. Sto dicendo da adesso in poi, fino adesso ho detto cose insomma normali, razionali, bibliche, eccetera, eccetera. Adesso andrò sul condizionale, è la mia idea, può essere giusta, sì, può essere sbagliata, sbagliatissima. È importante non toccare il fondamento biblico. Finché non tocchiamo il fondamento biblico, siamo a posto con Dio, con gli uomini, con gli angeli e con tutto il mondo. Perfetto. Allora, esiste la gematria. Come tutte le cose, c'è la gematria buona e la gematria satanica. Una su tutte, non so se in Kabbalah c'è la gematria. Non lo so, vabbè. Però c'è anche la gematria satanica. Che se mettono a fare sti conti, poi attraverso sti conti fanno dire alla Bibbia quello che non dice e mettono creano il destino della persona. Ecco, questo è satanismo allo stato puro. E poi invece c'è la gematria buona. E nella parola di Dio c'è tanta gematria buona. Ecco. Insomma, i numeri, abbiamo fatto anche dei video a tal proposito, soprattutto per quanto riguarda il codice della Bibbia. Il codice della Bibbia molto spesso si muove anche attraverso un po' di gematria, nel senso che poi le lettere si vengono a concretizzare ogni tot numeri e questo è sequenziale, ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come tutte le cose, poi c'è il buono e c'è il cattivo. No, è uscito fuori il codice della Bibbia, vero, è uscito sulla rivista Science, Scienza, nordamericana, insomma, che ha parlato appunto di questo codice della Bibbia. Poi che fa il Satanasso?
mette a parlare delle persone, a fargli dire delle idiozie, presentando un codice della Bibbia fasullo e quindi satanico, e tutti pensano, ah, vedi, il codice della Bibbia è satanico e fasullo, non è vero niente. No, quello è il falso codice della Bibbia. E così è la gematria. La gematria c'è, o lo studio dei numeri, c'è quello razionale, quello buono, quello che non va contro la parola di Dio, e quello che invece è completamente satanico. Quindi, mi raccomando, non è tutto cattivo e non è tutto buono. C'è il buono e c'è il cattivo. Ora però noi le dobbiamo separare le due cose. Non possiamo fare ecumenismo, che è tutto buono, no. Dio separò le tenebre dalla luce, così dobbiamo fare noi. Giudicando possiamo separare. Allora, abbiamo detto che 99 anni fa si è concretizzata questa eclisse negli Stati Uniti, solare, che ha investito tutti e 50 gli stati. Sono passati 99 anni. Ora, noi sappiamo che in questo momento, alla luce di una infinità di profezie che abbiamo fatto, vedete il video rapimento della Chiesa e la fine del mondo, e alla luce di una infinità di profezie che abbiamo trattato, in questo momento la Chiesa sta per essere rapita e si sta per entrare nel giorno del Signore. Allora, quindi ci troviamo proprio nell'ultima ora della fine dei tempi. Vedi appunto Matteo 25, le 10 vergini parlano dell'ora della mezzanotte, che è l'ora più buia, l'ultima ora. Benissimo. Quindi noi sappiamo che in questo momento questa generazione che si trova sulla faccia della terra è la generazione che, uno, parteciperà al rapimento della Chiesa, due, non vi parteciperà e passerà la grande tribolazione, tre, morirà, oppure quei quattro poraci, che poraci l'hanno voluto loro, che sopravviveranno, vedranno la seconda venuta di Cristo. Questa è la generazione che inizia nel 1948, potete vedere i video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo perfettamente, noi non conosciamo il giorno, l'ora e l'anno del rapimento della Chiesa, ma il Signore però ci ha detto, attenzione, perché il tempo sì lo conoscete. Guai a chi dice che non conosciamo il tempo o che mancano chissà quanto tempo, perché per ignoranti. Perché conoscono i cartoni animati, li conoscono tutti, i film li conoscono tutti, i nomi dei giocatori della propria squadra li conoscono tutti, e poi non sanno manco quanti sono i 12 libri dei profeti minori. Negligenza. Per carità, non siamo tutti obbligati a studiare la Bibbia, tranne i ministeriati, ma a conoscerla, vai. Dire che non so chissà quanto manca per rapimento della Chiesa significa proprio essere negligenti, se sei un cristiano. Quindi ci troviamo a ridosso del rapimento della Chiesa. Bene, domanda, stai avvertendo? E tu, pastore, evangelista, predicatore, che hai ricevuto un ministero, stai avvertendo? Lo sai che quelli che non avvertono, o i codardi, la pagheranno carissima davanti a Dio? Lo sapevi? Attenzione, molta attenzione, molta attenzione. Qui non sto al condizionale, questo sul biblico, eh? Ah, questa è un'altra storia però. Quindi ci troviamo da un momento all'altro che il Signore rapisce la sua Chiesa ed entriamo nel giorno della grande tribolazione o del Signore. Tant'è vero che non sappiamo neanche se riusciamo a finire sto video. Poi può succedere adesso, tra un anno, tra due, tra tre, tra quattro, tra cinque, tra sei, tra sette, tra otto, tra nove, tra dieci, e fermiamosi là. Perché la generazione dura dai 70 agli 80 anni. In questo arco di tempo, dal 1948, giorno in cui Israele torna nella sua terra, inizia e scatta l'orologio. Giorno, ora e anno non lo conosciamo, il tempo sì. Quindi quando succederà il rapimento della Chiesa solo Dio lo sa, ma il tempo lo sappiamo tutti. Ok? Quindi che non si dica che io ho detto che tot giorno, a tot ora, a tot anno sarà il rapimento della Chiesa, perché neanche gli angeli lo sanno. Il tempo sì.
Benissimo. Quindi ci troviamo a ridosso del rapimento della Chiesa. Dio deve fare un giudizio, secondo me, con gli Stati Uniti d'America per le motivazioni o le ragioni espresse poc'anzi. Manda ste eclisse, abbiamo visto gli astri, il sole, la luna e tutto quanto in Gioele 2:31, che Dio le fa queste cose per avvertire, soprattutto l'abbiamo letto in Gioele, il sole sarà mutato in tenebre, le fa queste cose per avvertire che arriva il grande e spaventevole giorno del Signore. Ok? Quindi questo preannuncia sciagure, se facciamo finta di credere a quello che dice la Bibbia, come dice qualcuno, ma adesso questo video non tratta queste cose. E manda questo eclisse solare. Ora, siccome Dio è matematico, l'abbiamo già detto, è altamente matematico, dall'ultimo eclisse a questo eclisse sono passati 99 anni. Ok. Sappiamo che per caso non è, Dio non fa le cose a caso, ne abbiamo già parlato. Okay. E a me questo numero mi ha chiamato l'attenzione. Perché? Io poi, essendo un po' abituato, nel mio piccolo, in quel poco che posso fare, perché io e la matematica siamo due cose completamente, insomma, fino a 9 più 9 riesco a farlo. Poi se mi dici da fare cose più difficili, già, se tipo mi dici da fare 9 più 9 meno 1, già mi metti in crisi. Però fino a 9 più 9 riesco a farlo, grazie a Dio, nonostante poi ho fatto da giovanotto ho fatto ragioneria, dice, ma eppure poi l'ho lasciata completamente la matematica. Io tratto altre cose nel mio lavoro, vabbè, io la matematica l'ho completamente persa. Da bambino ricordo feci un compito, presi 10 in matematica, pensa, eppure poi sono diventato un ignorante in matematica, a pensare che finaccia che ho fatto. Ma questa è un'altra storia. Tutti sanno che io e la matematica non siamo affini, perché l'ho lasciata completamente, ma da decenni ormai. Comunque 9 più 9 riesco a farlo, 9 più 9 ancora ci riesco senza calcolatrice, grazie a Dio. Allora, 9 più 9, siccome sono passati 99 anni, io che cosa ho fatto? Ho fatto 9 più 9. Quanto fa 9 più 9? Se io vado qua, te lo fa lui, ting, 18. 18. Quando mi è apparso questo numero, mi è preso un collasso cardiaco, mi hanno messo 4 flebo, 2 a destra e 2 a sinistra, mi sono ripreso, mi hanno sventolato e sono tornato. Ciao, battuta. Te pareva che non facevi la battuta? Ti è mancata, Benissimo, ho fatto la battuta. Allora, che succede? Perché è importante questo numero 18? Bene, secondo me, stando a quello che dice la Bibbia, però lo presento sempre come un'ipotesi, stando a quello che dice la Bibbia, se io vado in Luca 13, dovrebbe essere, sì, Luca 13, sì, no, dovrebbe essere, Luca 13, vuoi vedere? Ma pensa se non è, no, dovrebbe essere Luca 13, sì, dal verso 11, Luca 13, verso 11, leggete con me. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Dice, ecco, qui vi era una donna che aveva uno spirito di infermità. Ma non entriamo nell'esegesi biblica completa. Era malata, ma per uno spirito. Già per lo spazio di anni 18, eccolo qua. La Bibbia sta comunicando qualcosa. Perché 18 anni, dice la Bibbia? No, è un caso, ecco. Noi cristiani non crediamo ai casi. Ed era tutta piegata. Non poteva in alcun modo mettersi dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». E pose le mani sopra di lei ed ella in quell'istante fu rizzata e glorificava Iddio.
ma il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatta guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: «Vi sono 6 giorni nei quali conviene lavorare. Venite dunque in quei giorni e siate guariti, e non nel giorno di sabato». Onde il Signore gli rispose e disse: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie egli dalla mangiatoia in giorno di sabato il bue, l'asino, e li mena per bere? E non conveniva di scioglier da questo legame in giorno di sabato costei, figliuola di Abramo, la quale Satana aveva tenuta legata allo spazio di anni 18. Quindi noi vediamo la correlazione tra la malattia, la morte, la sofferenza, Satana e 18. Perché 18 è altamente collegato al regno satanico? La risposta è molto semplice. Torniamo qua e facciamo 18. Ora, se io faccio questo, 6, 6, 6, e lo sommo, fa 18. Questo con l'Excel di Linux, e quindi non sono molto abituato, perché con Excel io normalmente lo uso al lavoro e c'ho Windows, invece con Linux non mi trovo più i comandi. Vabbè, fa niente. Eccolo qua, lo coloriamo così ci piace di più. Ah, eccolo qua. Facciamo così, ci piace di più così, anzi è più grosso? Non te lo fa più grosso, e vabbè, pazienza. Allora, eccolo qua. Che ne pensate? Qualcuno dirà: sì, vabbè, può essere una coincidenza. Benissimo, benissimo, assolutamente. Che non si dica: Alessio ha detto che no. Io sto presentando una mia posizione personale, non sto dicendo, non mettetemi parole in bocca, non sto dicendo così dice il Signore, mi raccomando. Ok, sto dicendo così pensa Alessio. Voi che ne pensate? Domanda. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Sono un visionario, sono un pazzo, sono scatenato, come ti pare? Nessun problema. Ok? Io penso questo alla luce di quanto abbiamo visto. 1, 2 e 3. Eccolo qua, 18 anni. Siccome in Apocalisse 13 si parla del 666 e del giorno del Signore, e io penso che Dio non faccia le cose a caso, o non avvengano le cose a caso, e che non sia un caso, non sia un caso che a un certo punto, ma guarda un po' Teo, ma perché? È matto Excel, metto il coso qui e me lo leva qua. Ah no, vabbè, non so che sta succedendo. Vabbè, lasciamo perdere. Il Linux sull'Excel non lo conosco. Allora, è un caso che sono passati 99 anni. Se tu pensi che sia un caso, bene, per me non è un caso. E sono passati 99 anni, io ho fatto 9 più 9 fa 18, 18 è 666, perché 6 per 3 fa 18, e quindi secondo me Dio sta dicendo agli Stati Uniti di America: arriva un giudizio da far paura,
per gli Stati Uniti di America. E quello sarà l'inizio. Perché? Perché poi dagli Stati Uniti di America non si ferma. Perché c'è un passo su tutti. Dove sta? Isaia 13 dovrebbe essere. Sì, Isaia 13. Isaia 1, 3. Eccolo qua. Isaia 13 che... Però sta versione... Cambiamola con la Luzzi, che è un pochino più semplice. Il Signore dice: io farò tremare i cieli, farò tremare la terra, e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione dell'Eterno degli eserciti nel giorno della sua ira ardente. Allora, questa profezia, la terra sarà scossa dal suo luogo, ci dice che la terra sarebbe stata scossa dal suo asse terrestre. Ne abbiamo già parlato, questo già ha iniziato a concretizzarsi, or sono diversi anni, vedi Sumatra, vedi il famoso maremoto del Cile, lo tsunami, non maremoto, eccetera, eccetera. Ci furono tre eventi che spostarono la terra dal suo luogo, iniziando ad adempiere questa profezia data 700 anni avanti Cristo, 750 anni avanti Cristo, e questo a sua volta concretizzò la profezia che dice che in quei giorni saranno accorciati. Questo si trova in Matteo 24, non mi ricordo il verso, non ha importanza, andatevelo a cercare in Matteo 24. E insomma, le profezie concretizzate sono migliaia di migliaia di migliaia. E quindi qui sta parlando proprio degli ultimi giorni, di quel giorno, della grande tribolazione, e di queste cose noi cominceremo a vederle prima dell'inizio della grande tribolazione. Gesù lo ha detto in Matteo 24 e non solo, Luca 13 mi pare, Luca 16, Marco mi pare 13. Quando comincerete a vedere queste cose, noi vedremo l'inizio di queste cose, gli accenni di queste cose, perché poi quello che succederà nella grande tribolazione, i cieli saranno aperti, le stelle cadranno, solo Dio sa quello che succederà. E quindi quello che si avvicina sul pianeta Terra è giudizio. È giudizio. Qualcuno dirà: Dio è cattivo, Dio è cattivo, ma convertiti a Cristo e vieni con noi che Dio rapisce la sua Chiesa. Pollo, svegliati dal sonno, dice il Signore nella sua parola, Matteo 25. Svegliati dal sonno. Questo è biblico. Quindi, tornando invece al pensiero personale, all'ipotesi, questo 99, l'ipotesi è questa: questo 99 secondo me non è casuale. Dio sta lanciando un messaggio agli Stati Uniti di America, e siccome gli Stati Uniti di America sono stati qualcosa di importante per tutto il mondo, lo abbiamo detto prima, dagli Stati Uniti sono partite una miriade di cose, cose buone e cose cattive, ma molte cose buone, eccetera, 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 gli Stati Uniti di America saranno un segno, forse, per tutto il mondo. Io vedo questo nell'eclisse solare di domani, che poi ci sarà domani mattina, tra poche ore. Ora sono le 11 di sera del 20 agosto 2017, quindi mancano 10 ore all'eclisse solare, perché l'eclisse solare si concretizzerà alle 9 e qualcosa, quindi se avverrà domattina alle 9, aspetta, ma alle 9 negli Stati Uniti, 15 è il fuso orario, non lo so,
perché il fuso orario dell'America ogni meridiano è un'ora, considera, poi cambia da stato a stato, quindi di fuso orario sono circa 6 ore, poi c'è l'ora legale, quindi non mi ricordo quando, d'inverno sono 8 ore e l'estate sono 8 ore, quindi si va dalle 6 alle 7 ore di fuso orario. Si fa così, lo so perché, ecco, in questo sono preparato perché ho viaggiato molto nella mia vita, ho vissuto anche tantissimi anni all'estero e quindi su queste cose sono pratico. Hai visto? Ci sono cose che conosco e cose che non conosco, tipo la matematica, ma questa è un'altra storia. Benissimo, beh, però la mia povera matematica mi concede de fa 9 più 9 e 6 per 3, hai visto? No, mi è da tutti, Benissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato un messaggio, questo era quello che io volevo portarvi, è stato un messaggio completamente improvvisato, ci ho pensato qualche ora fa, mentre stavamo a fare la preghiera, ho detto stasera voglio fare un video. Ma io lo lascio qua, se è servito a qualcuno, gloria a Dio, comunque sta qui il messaggio. E che dire? Gesù sta per aprire la sua chiesa. Qui dice: ma che sta qua? Senti. Faccio prima così, estremi. Qui dice che avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Al di là del fatto, mo qui, in che periodo storico esatto si riferisce, ma questo qui vale dall'inizio del cristianesimo. Anche se qui non sta parlando, sì, lo so per quelli che conosco bene, sta parlando esattamente del tempo del giorno del Signore. Ok, però lo stesso principio lo troviamo anche prima. Da quando Cristo è morto ed è risorto, c'è questo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Invoca il nome del Signore. Prega lo Spirito Santo, prega il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Loda il Padre, loda il Figlio, loda lo Spirito Santo. Di che ti liberi dai tuoi lacci, dalla tua incredulità, dai tuoi vizi, dalle tue catene. Prega. Il Signore sta avvisando il suo popolo, vuole che si risvegli. Anche se il risveglio non è, vabbè, ma qui entriamo, non mischiamo troppo le cose. E quindi, caro amico, cara amica in ascolto, amo al di là se puoi essere d'accordo sul 99 o no, ma tutto il resto è perfettamente biblico. E Dio manda i suoi giudizi, Dio non vuole mandare i suoi giudizi. Ricordati di Ninive. Ninive aveva decretato di distruggerla. Non è che ha detto vai, vedi un po' come va, come butta, guarda un po', se ti ascoltano, poi vediamo che famo. No, Ninive sarà distrutta, appunto, vai e diglielo. Il profeta, dopo una rocambolesca storia, vi arrivò e disse: sarete tutti distrutti. Che è successo? Non l'ha distrutti. Perché? Si sono pentiti. Così è questo mondo. Dio dice: ve distruggo! Perché? Perché ammazzate, stuprate, fate le bombe atomiche, schiavizzate, violentate, torturate, MK Ultra, vendete le nazioni, vendete la gente, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ve distruggo. Ma se l'umanità si pentisse, Dio non distruggerebbe niente. Però noi sappiamo attraverso la parola di Dio che
che l'umanità non si pentirà, e quando la Bibbia dice che non si pentirà, non è che sta creando il futuro, ma sta annunciando il futuro per la sua preconoscenza. Questo non toglie il libero arbitrio di nessuno, non diciamo sciocchezze. Questo è stato il messaggio, questo è stato il video. E cari fratelli, cari amici, cari tutti, prepariamoci, perché questo mondo ha completamente voltato le spalle a Cristo, cominciando dalla Chiesa, che ormai della Chiesa ci è rimasto sì e no il 5% della Chiesa vera. Quando Gesù, e penso di concludere con queste parole, quando Gesù rapirà la sua Chiesa, dei cosiddetti pentecostali, che siamo 700 milioni, se ne rapisce il 5%, è grasso che cola. È grasso che cola. Non te lo sto qui a spiegare. Rapirà gente un po' dappertutto, anche in mezzo al cattolicesimo rapirà delle persone, perché non pochi cattolici mi scrivono, me lo dicono, proprio me l'hanno detto loro, che stanno nel cattolicesimo, perché non sto qui a giudicare i fatti loro, no, ma non stanno adorando né Marie, né palini, né bastoni, né reliquie, né niente, stanno seguendo solo Cristo. Però stanno lì per dei motivi loro. Io non credo che Dio li lasci, però qualcuno me può dire, che ne sai tu? Che ne sappiamo noi di Dio? Che ne sappiamo? Sì, sappiamo quello che dobbiamo sapere, ma che Dio non rapirà nessuno in mezzo ai cattolici, non ci credo. Poi, ognuno è libero di pensare quello che vuole, in linea di massima. Questo mondo sto dicendo, perché, vabbè, lasciamo stare, più parlo qui e più mi brucio. Chissà quante persone in giro che non hanno mai messo piede in una chiesa, che magari saranno rapite, tu che ne sai? O solo tu sei l'eletto, l'illuminato, il legalista, e più ne ha più ne metta. Pensiamo piuttosto noi, ognuno che parla, ognuno di noi a pensare: Signore, abbi pietà di me in quel giorno, abbi pietà di me. Abbi pietà di me, Signore, veramente. E sforziamoci, studiamoci di essere trovati vegliando. Gesù ha detto di vegliare, non di fare yoga o di fare viaggi astrali, quella roba satanica, che vai in catalessia, che esci fuori dal corpo, che non ci sei, che ti addormenti. No, la Chiesa veglia. E quando prega ci sta con la testa. Attenzione a queste cose, di non farle entrare nel cristianesimo. Ci sono cristiani che abbracciano lo yoga, quella roba non ti fa vegliare, ti fa annullare il tuo essere, ne abbiamo parlato nei video 1 e 2 sul risposta al mondo ufologico. Vegliamo, preghiamo e facciamoci trovare pronti in quel giorno, che non sappiamo il giorno, l'ora e l'anno, ma sappiamo che siamo noi la generazione. Poi se uno può morire in qualsiasi momento, anche io posso, domani mattina posso uscire fuori di casa e mi può succedere qualcosa, per carità, quella è un'altra cosa. Ma di certo non morirò di vecchiaia. Questa generazione vedrà il rapimento della Chiesa. Prepariamoci. Ah, mi ero dimenticato una cosa. Oddio, vedi, è perché tutto è improvvisato. Si è scoperto da pochissimi anni, pensate, dal 2014, se non vado errato, che gli eclissi solari, gli eclissi lunari e solari, provocano alterano la superficie terrestre dell'acqua, del mare, eccetera, eccetera, eccetera. E questo eclisse deve passare esattamente sopra Yellowstone. Yellowstone si trova il numero uno degli unici 7 supervulcani
presenti sulla faccia della Terra, che da anni stanno dicendo, il mondo scientifico sta dicendo che ogni anno dice quest'anno più sì che e no che scoppia. Ogni anno dicono questo: se scoppia Yellowstone al massimo della potenza uccide tutta la popolazione mondiale, se fa una piccola spruzzatina con un'ora ammazza 500.000 persone, con un'ora, eccetera, eccetera, eccetera. Passerà sopra Yellowstone. Questo significa che la crosta terrestre si muoverà ancora di più. Ora non mettetemi in bocca che ho detto che ci sarà un terremoto domani. No, no, che si muoverà la crosta terrestre, sì, che lo sta dicendo il mondo scientifico. Ora, preghiamo Dio che non succeda niente. Comunque, presto o tardi, sto Yellowstone farà qualche cosa. Lo sta dicendo la comunità scientifica, non lo sto dicendo io. E sicuramente questa eclisse solare non gli farà bene, non gli farà bene. Ecco, ci sono troppi segni per non prestarvi la dovuta attenzione. E adesso veramente ho finito, vi saluto, grazie. Come al solito, pure se in video improvvisato è sempre lungo, ti pareva? Quando mai? E quando mai faccio un video corto? Quando mai? E te pare che io faccio video corti? Non sia mai. Bene, cari amici, grazie. 1:35. Salute. Ciao. Che Dio vi benedica. Preghiamo gli uni per gli altri e accettate Cristo invece di fargli la guerra. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Un abbraccio a tutti quanti. Shalom.